Siamo in diretta da Serravalle Pistoiese per la 15ª edizione di CGL Incontri, un'importante manifestazione che ha saputo negli anni raccogliere intorno a sé importantissimi nomi del mondo del sindacato e della politica. Siamo qui con Jessica Beneforti, segretaria generale della CGL Pistoia, alla quale vogliamo chiedere perché quest'anno si è scelto un così importante titolo, Energie al lavoro. Qual è il senso che volete dare a queste giornate di dibattiti e incontri qui a Serravalle Pistoiese? Il nostro primo tentativo, il titolo che abbiamo scelto per questa 15ª edizione di CGL Incontri è volutamente un titolo, come dire, duplicemente evocativo. Noi siamo oggi in Italia di fronte a eventi che, se davvero non governati, rischiano di mettere in discussione tutto e tutti: un drastico aumento della povertà anche tra ceti medi, delle disuguaglianze, la rinuncia anche a politiche industriali per far crescere il nostro paese, una precarietà assunta ormai a dimensione di vita e a prospettiva per il futuro dei nostri giovani. Energie positive si stanno generando, basti pensare al movimento per l'affermazione ad una scuola pubblica di qualità, il movimento delle donne, il 13 febbraio è stata una grande giornata per tutti noi e poi si è proseguito con la manifestazione del 9 di aprile, se non ora quando, il nostro tempo è adesso. Sono tutti slogan che sono diventati ormai propri di ognuno di noi e che ci hanno fatto vivere momenti molto importanti, per poi proseguire con il vento di cambiamento che si è affermato con gli ultimi recenti appuntamenti elettorali e con il grande risultato dell'appuntamento referendario, che davvero secondo me ha dato una svolta, perché è riuscito a far assumere la dimensione collettiva come una dimensione valoriale importante al di là degli schieramenti. Ecco, queste energie positive servono a noi per dirci che non ci rassegniamo al declino, che non ci rassegniamo al fatto che questo paese non abbia diritto davvero ad un progetto per uscire dalla crisi. Per uscire dalla crisi, ed è qui che, come dire, viene fuori il secondo momento evocativo del nostro titolo, affermando la centralità del lavoro, la centralità del lavoro in un nuovo modello di sviluppo che assuma la dimensione della sostenibilità, della riconversione energetica ed ecologica della nostra economia come la prospettiva verso cui davvero indirizzare tutte le nostre energie. Noi proveremo in questi 13 giorni a discutere di tutto ciò e il titolo prova a sintetizzare questi concetti. Per noi, mi piace dirlo, insomma, l'occasione di questa manifestazione, in particolare l'occasione di questa giornata inaugurale, è anche un momento di grande festa, perché noi inauguriamo oggi la Fondazione Valore Lavoro, una fondazione che è stata voluta dalla CGL di Pistoia proprio nel 150esimo dell'Unità d'Italia per offrire al territorio un contributo duraturo per promuovere la cultura del lavoro, nella consapevolezza davvero che il lavoro deve essere rimesso al centro delle politiche, perché la dimensione del lavoro è la dimensione a cui guardare per ricostruire anche una più forte democrazia nel nostro paese. Dopo aver parlato con Jessica Beneforti, passiamo la linea al palco per l'iniziativa con Guglielmo Epifani e Giuliano Amato, Il lavoro nei 150 anni dell'Unità d'Italia. Siamo oggi in un paese dove il lavoro manca, dove sono pesantissimi i tassi di disoccupazione e di inattività, in particolare dei giovani, in particolare delle giovani donne. Una precarizzazione allarmante che ormai non riguarda più soltanto il lavoro, ma riguarda la vita, le prospettive di vita e di futuro di tutti noi, dei giovani e delle donne, dicevo in particolare, e l'impossibilità di potersi immaginare davvero un futuro e spesso anche il dover sottostare in silenzio alle ingiustizie. Ecco che allora noi riteniamo che la sfida di oggi per noi, per tutti noi, e anche quella di domani, sia quella di non rassegnarci alla svalorizzazione in atto del lavoro, di contrastare con forza l'idea che si possa aumentare la crescita, si possa aumentare l'occupazione soltanto abbassando i costi del lavoro e i diritti dei lavoratori. E la sfida di oggi e quella di domani è per noi quella di mantenere l'Italia unita, di mantenere l'Italia unita nell'ambito di un federalismo di cui tanto si parla, di cui poco si conosce, del quale, diciamo, non si fanno le cose che si dovrebbero forse invece fare, di mantenere l'Italia unita nell'ambito dell'Unione Europea e in particolare di confermare la fisionomia solidale del nostro Paese, a partire da un precetto che è quello contenuto nella nostra Carta Costituzionale e che
quello per cui la Repubblica italiana è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Ritrovare cioè le nostre radici per provare attraverso le nostre radici a costruire con una rinnovata forza il nostro futuro, un futuro migliore che ridia senso e valore al lavoro. In questo quadro per noi questa occasione, una grande festa nazionale come i festeggiamenti per il 150esimo dell'Unità d'Italia, può divenire un'occasione per aiutarci sì a conservare memoria, memoria del nostro passato, dei nostri percorsi, ma anche a costruire più etica civile. A me pare che segnali di cambiamento inequivocabili in questo periodo non siano certo mancati e sarà compito di una classe dirigente tutta, quella che vuole il cambiamento, quella che vuole il buon cambiamento, di raccogliere questi segnali di cambiamento, pena la sua non auspicabile perdita di legittimità. Oggi è per noi, per la CGIL di Pistoia, anche un'occasione particolare che si inserisce proprio in questo quadro di festeggiamenti, e cioè quella di inaugurare con questa iniziativa di oggi la Fondazione Valore Lavoro, una fondazione che la CGIL di Pistoia ha fortemente voluto e non a caso nel 150esimo dell'Unità d'Italia, per provare a dare un contributo duraturo al nostro territorio per promuovere la cultura del lavoro, perché come ricordavo prima la storia del nostro paese ormai ci insegna che la centralità della persona, la giustizia sociale sono davvero indissolubilmente legate al lavoro, che deve tornare ad essere il punto essenziale di riferimento verso cui indirizzare un nuovo modello di sviluppo che sia maggiormente sostenibile, equo ed inclusivo. Io non mi dilungo ulteriormente perché di questi temi, della centralità del lavoro nel processo anche di costruzione dell'unità del nostro paese, ne parleranno autorevoli interlocutori come Guglielmo Epifani e Giuliano Amato, che chiamo su questo palco per dare il via a questa nostra iniziativa. Grazie. Va bene, allora ci siamo ripartiti i compiti, nel senso che parto io e poi arriva lui, va bene? Intanto io vi ringrazio per avermi invitato, ringrazio te. Chi è giovane può non sapere che io questi posti li frequentavo circa 50 anni fa, e quindi perché stavo a Lucca ed era una delle mete delle gite dei giovani lucchesi quando si era finito di studiare intorno ai 20 anni. E quassù si prendeva un po' di fresco all'epoca. Io me la ricordo ancora l'autostrada Una Corsia, che ora è entrata nei libri di storia e ahimè è ancora nella mia memoria, insomma, quindi. Detto questo, una parte dei 150 anni l'ho studiati e non l'ho vissuti, non esageriamo, insomma, ecco, c'è un limite a tutto. Ed è certo tutta una vicenda, ecco, nella quale ci sono due elementi da sottolineare fin dalla partenza. Primo, che contrastano con la storia come spesso, almeno ai tempi miei, ce la facevano studiare. In fondo l'Unità d'Italia, chi l'ha fatta? Garibaldi, Cavour, Mazzini, personaggi che stanno sui monumenti. Se non stai su un monumento, con l'Unità d'Italia non c'hai nulla a che fare. Ti puoi cavare questa impressione sbagliata, che forse non per primi, ma di sicuro noi in occasione di queste celebrazioni del 150esimo abbiamo cercato di smontare e siamo riusciti a farlo smontare, per il modo in cui è stata affrontata, per il modo in cui anche nelle scuole gli insegnanti, gente veramente brava,
hanno fatto recuperare ai loro studenti le storie dei loro familiari. Ecco, anche il bisnonno minatore, allora qualche ragazza si è accorta che aveva fatto la sua parte per l'Unità d'Italia e ci si è riconosciuta di più, francamente, di quanto avrebbe potuto essere se fosse stata una operazione di quelli che stanno sui monumenti soltanto. Intanto all'Unità d'Italia non hanno contribuito soltanto, diciamo, i ceti elevati. Parliamoci chiaro, sono state minoranze quelle che si sono sollevate, è sempre così. Anche la resistenza attiva della fine della Seconda Guerra Mondiale fu una resistenza che coinvolse minoranze, non è che andarono tutti sulle montagne, ci andò una minoranza, ma appartenevano ai più diversi ceti sociali ed era la stessa cosa anche ai tempi del Risorgimento. Certo, non c'era ancora l'operaio che sarebbe venuto con la industrializzazione del paese, ma c'erano gli artigiani, c'erano i carpentieri, le 1650 barricate che furono costruite tra la seconda e la terza giornata delle cinque giornate di Milano. E l'hanno fatte i lavoratori, ecco, non l'ha fatte il professor Carlo Cattaneo, che pure guidava il consiglio di guerra tutto da solo. E c'era di tutto, guardate, in un mondo nel quale anche, sapete, quale dissidio ci fu tra la Chiesa e la costruzione dello Stato unitario che andava a cancellare il potere temporale della Chiesa. Beh, preti, umili preti, parroci, hanno partecipato attivamente ai moti risorgimentali. Insomma, oggi la Chiesa legge ancora con un certo disagio che, sempre per restare alle cinque giornate, avvicinandosi una squadra austriaca guidata da un ufficiale al palazzo dei Visconti di Modrone, minacciando di entrare e di prendere chi c'era dentro, un prete puntò l'arma contro l'ufficiale, lo uccise e i soldati austriaci scapparono. Era un prete, insomma, uomo che si faceva valere e che contribuì. Ma insomma, pensate a chi erano quelli che permisero ai mille di riuscire a vincere tutto quello che vinsero nell'Italia meridionale. Mica furono solo i mille, furono migliaia e migliaia di uomini e di donne che contribuirono insieme a loro, e questi erano dei ceti sociali più diversi. Le donne, quante donne dimenticate fino a qualche tempo fa dalla storia nazionale, che in base al modello maschilista tipico della storia che si insegnava fino a qualche anno fa, sono state in genere in passato ricordate solo in quanto madri di eroi morti, quindi è la madre dei Cairoli la donna più ricordata del Risorgimento. Stiamo recuperando figure di donne che hanno sparato, che hanno armato e tenuto i fucili in ordine durante la Repubblica Romana, che si sono fatte 30 anni di galera, condanna, poi arrivò l'Unità d'Italia, per avere cucito coccarde tricolori e averle date ai patrioti. Ecco, donne, come si diceva una volta, del popolo. Questo è un primo punto da ricordare. Il mondo di cui vi ritenete parte o che ritenete di rappresentare non è un mondo che è stato estraneo al Risorgimento, ne è stato attivamente partecipe. Non è stata una operazione da signori e per i signori. Non è stata per i signori. Anche se ha avuto tanti difetti, su cui tornerò subito, l'Italia nata dai moti risorgimentali, due cose dovete tenere presenti. Prima che l'Italia unita nascesse,
con gli stati preunitari, il tasso di analfabetismo delle regioni italiane tutte, degli stati italiani tutti, era mediamente tra il 75 e l'80%. Naturalmente più alto quello femminile che non quello maschile. E i registri dello stato civile che si possono andare a trovare degli stati preunitari, che vi dicono quanti al momento di sposarsi mettevano la firma e quanti mettevano la croce, ecco, vi diranno che mediamente una donna su 5 in talune regioni maschi o una donna su 8 in altre regioni metteva la firma. Le altre mettevano la croce. Quindi in un paese con l'80% di analfabetismo, l'analfabetismo femminile era 5-8 volte superiore a quello maschile. Ebbene, l'Italia Unita ebbe mille difetti, ma creò la scuola pubblica. Dio la benedica la scuola pubblica, anche se nei primi anni non era così sicuro di benedirla la scuola pubblica. Ma insomma, fu grazie alla scuola pubblica che venne meno l'idea che a una ragazza bastava insegnarle a pregare e a fare le cose di casa, perché a lei altro nella vita non sarebbe servito. E fu quindi la scuola unica pubblica del Regno d'Italia che dette gli stessi insegnamenti ai maschi e alle femmine. Poi arrivò il governo della sinistra che addirittura incrementò le classi miste, che prima erano qualcosa che non si poteva, c'erano le scuole femminili e le scuole maschili, e ce n'era ancora quando ero ragazzo io, che pure qualche decennio era passato. E vi dirò un'altra cosa che ho imparato leggendo Salvemini, che vi fa capire come le cose possano cambiare. Negli stati preunitari la tomba ce l'avevano solo i ricchi, i poveri venivano sepolti nelle fosse comuni, non qui in Toscana. La Toscana ha sempre avuto un livello di civiltà leggermente superiore alla media italiana. Non a caso abbiamo l'orgoglio dell'aver abolito la pena di morte per primi. Ma in moltissimi stati preunitari, se te eri povero, finivi nella fossa comune. Fosse a volte scoperte. Salvemini lo racconta con una crudeltà che vi lascia proprio agghiacciati, parlandovi dei cani che ci vanno e poi ne escono portandosi via qualcosa per nutrirsi. Ecco. Il Regno d'Italia riconobbe a ricchi e a poveri il diritto alla tomba. Questi consideriamoli progressi, come quelli della scuola. Ma l'Italia, fin dall'inizio, pensando al suo fondatore, era e doveva essere fondata sul lavoro, perché, attenzione, una cosa che è giusto che sappiamo della nascita del nostro paese è che non fu frutto di disegni di espansionismo militare del Regno di Sardegna. Certo, l'idea di rafforzare nel concerto italiano-europeo il Regno di Sardegna, cioè quello dei Savoia, i piemontesi, c'era. Ma la ragione per la quale ci si impegnò Cavour fu fondamentalmente un'altra. Cavour era un imprenditore che ragionava da imprenditore che pensa all'impresa non solo come fonte di soldi per la famiglia, tanto ne aveva già talmente tanti che riuscì a perderne tre quarti al gioco restando ricco, quindi, ma come qualcosa che serve al suo paese. Ecco, l'idea di Cavour è che l'Italia, che era una delle aree arretrate dell'Europa, poteva modernizzarsi se si industrializzava,
se quindi passava da questo latifondismo un po' parassitario e da quel poco efficiente lavoro agricolo che aveva alla rivoluzione industriale. Quindi si aveva infrastrutture e aveva condizioni che permettevano lo sviluppo dell'impresa, e Cavour diceva ai suoi consoci imprenditori e se dava alla classe operaia, lavoratrice che sarebbe venuta, delle condizioni di vita che le permettessero di essere dignitosa. Lo affidava alla coscienza degli imprenditori. Noi abbiamo imparato dalla storia dei nostri nonni e i bisnonni che la dignità del lavoratore la difende per primo il lavoratore, e se non sa darsi la forza per difenderla e per affermarla, difficilmente l'anima buona degli altri otterrà lo stesso risultato. Cavour non era arrivato ancora al conflitto industriale, ma aveva pensato in questa chiave. E sarà in fondo in questa chiave che l'Italia riuscirà a trovare una base sociale adeguata quando, sul finire dell'Ottocento, dalle camere del lavoro, dalle mutue, dalle cooperative, dalle leghe, dai partiti degli esclusi, il Partito Socialista in primo luogo, dalla CGIL che nasce all'inizio del secolo, si svilupperà tutto un moto che porterà alla prima affermazione dei diritti sociali, alla prima affermazione delle assicurazioni, e questo lo si deve all'azione del movimento operaio, proprio direttamente a questo, e alla intelligenza di un uomo come Giolitti, a cui io ho negato la equiparazione a Cavour perché ha sbagliato l'ultima. Cavour non ebbe il tempo di sbagliare l'ultima perché morì giovane, a 50 anni, appena fatta l'Unità d'Italia. Quindi magari l'avrebbe anche sbagliata, ma non ebbe tempo di farlo e la storia non registra l'errore. Ecco, Giolitti che diceva, è una frase sua famosa, insomma, bisogna adattarsi alla gobba di chi ha la gobba, e quindi io sono un sarto, il vestito lo devo fare così come è fatto il cliente. E gli arrivò la gobba fascista e il vestito però gli rimase in mano, perché era una gobba talmente resistente che fu superiore, e quindi questo è difficile nella storia cancellare questo, però è un fatto, questo io l'ho ricordato proprio al Quirinale il 1° maggio, che Giolitti, quando iniziarono le celebrazioni del 1° maggio, guardate che per noi questa è storia bellissima, perché quando ancora non esisteva internet, ragazzi, io ero con internet e voi fate presto a comunicare, a fare, fate le rivoluzioni anche in Tunisia, ma scherziamo. A quell'epoca, 1889-1890, le camere del lavoro e le cose che esistevano simili di tutta Europa si comunicano fra di loro e decidono di fare il 1° maggio 1890 tutti i lavoratori in piazza, in ciascun paese, con la rivendicazione più importante per loro. E gli italiani decidono di andare in piazza quel 1° maggio del 90 per le 8 ore lavorative, che era un obiettivo di un massimalismo sfegatato a quel tempo, insomma, ecco. In altri paesi con obiettivi simili, e c'è questa manifestazione che avviene in tutte le città italiane, che avviene, attraversano, all'epoca i prefetti, prefetto mi spiace, ma insomma ogni tempo ha le sue regole, dice bisogna vietare tutto qui, sono cose sediziose. Tant'è vero che la gente attraversava le strade, ci fu un divieto in Italia che vietò anche le passeggiate quel giorno, le passeggiate in casa, perché potrebbero essere manifestazioni sediziose. Cioè non di meno i lavoratori a migliaia e migliaia attraversavano le strade
La manifestazione però fermi in piazza no, perché quella era a rischio. Prampolini, che aveva un grande giardino, ospitò nel suo giardino il concerto di San Giovanni, sarebbe insomma, no? Ecco, del primo maggio fu fatto in casa, nessuno poteva vietargli di avere gli ospiti che voleva, no? E cominciò così. E però fu rifatta nel 91, vietata ancora una volta, e quando il governo presentò un documento alla Camera perché insomma queste cose venissero definitivamente condannate e proibite, Giolitti votò contro, ed era il 1892, e disse che non c'era nulla di sedizioso nel fatto che i lavoratori manifestassero per evitare che il mercato e la concorrenza industriale fra i singoli paesi si trasformasse in un abbattimento dei loro diritti e delle loro possibilità di vita. Ecco, quindi insomma, questo è un fatto importante nella storia d'Italia, che fa vedere come nella testa di Giolitti quelle manifestazioni stavano tutelando l'interesse nazionale alla tutela del lavoro italiano. Proprio è un segno importantissimo di riconduzione della tutela del lavoro all'interesse nazionale italiano. È una delle prime volte. E l'impresa italiana deve molto al lavoro. Io, appunto, tutti ricordano che insomma ci tenevano tutti gli industriali alla salvaguardia dei loro stabilimenti durante l'ultima guerra mondiale, che rimanessero in piedi quando i nazisti, voi ve lo ricordate, alcuni di voi, prima di andar via facevano terra bruciata, e erano le squadre dei lavoratori che rischiavano la pelle per difendere gli stabilimenti. Io la settimana scorsa, vi assicuro, ero commosso, non riuscivo a cominciare a parlare, ero a Niccioleta, che è non lontano da qua, era una vecchia miniera maremmana, a pochi chilometri da Massa Marittima, che era la fonte della vita dei lavoratori, e non solo di loro, in quella zona lì. C'erano i turni di guardia agli attrezzi, ai macchinari, eccetera, alla miniera. I turni di guardia erano scritti in un foglio che cascò nelle mani dei nazisti. Insomma, 77 minatori più 4 partigiani vennero fucilati la sera dopo a Castelnuovo, dopo essere stati portati là. La loro colpa era stata difendere gli stabilimenti a beneficio proprio e della Montecatini. Ero davanti ai familiari, insomma, erano ancora lì, ed eravamo in questo paese che è un paese che ha senso con la miniera in realtà, ed ha quelle famiglie. Allora tu senti che il paese deve qualcosa a questi lavoratori, ma gli deve tanto, gli deve veramente tanto, ecco, la sopravvivenza che c'è stata. E vi fa capire una cosa, ecco, una cosa che io ho imparato negli anni, imparando a conoscere la vera storia italiana e non solo la storia dei suoi monumenti, che quello che troviamo scritto nella Costituzione sono parole che certo uscirono dalla mente dei costituenti, ma sono concetti che uscirono dalla vita di quei minatori di Niccioleta, degli operai della Breda e della Pirelli, e di quanti altri fecero della resistenza la resistenza dell'impresa e del lavoro italiano perché l'Italia potesse sopravvivere. Nasce di qua la Repubblica fondata sul lavoro. È questo, ecco, le parole le pronuncia la Costituente, ma erano, scusate la retorica, erano nel senso della morte di quei lavoratori di Niccioleta e della vita di coloro che affrontarono lo stesso rischio sopravvivendo, la Repubblica fondata sul lavoro.